quanti ricordi legati a questo liceo classico? Quanti anche incubi, perché gli incubi notturni da maturità penso che li abbiamo ancora adesso dopo 40 anni, ricordi meravigliosi, ho studiato tantissimo, io sono entrata nel 74 e sono uscita nel 79, professori cattivissimi, ma nel senso buono però, ci hanno reso molto responsabili, ci hanno fatto studiare tanto, ma è servito, penso che sia molto servito. E quindi il ricordo è di tanta fatica, io poi mi alzavo molto presto la mattina per studiare, perché studiavo anche pianoforte al conservatorio che è praticamente attaccato, però anni meravigliosi, meravigliosi. Ecco alcuni degli ex allievi illustri tra i tanti veronesi che sono passati tra i banchi del liceo classico Maffei, il più antico liceo d'Italia ancora attivo e appena ristrutturato. Ricordi gloriosi perché il preside di allora, il professor Laita, ci consentiva di fare teatro. E proprio qui in questo teatro che oggi è così ben sistemato, andavamo molto spesso a presentare le nostre cose. All'epoca al Maffei c'erano addirittura due compagnie di teatro. È stata una scuola a quei tempi molto formativa, molto impegnativa, sotto il ginnasio, perché venivano dalla media unica ormai, no? Quindi per fortuna mio padre insegnava un po' di latino, me l'ha fatto. Direi che il ginnasio è stato un periodo molto faticoso. Poi il liceo invece è stato molto più bello e poi ho avuto un professore di lettere che mi ha in qualche modo indirizzato verso la poesia. Con il giardino del chiostro risistemato grazie ai volontari degli Angeli del Bello, nell'aula magna a fianco, intitolata Giovanni Zanoni, insegnante morto 10 anni fa, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dopo i lavori di risistemazione con una spesa di 2,6 milioni di euro. 840 mila euro della spesa sono stati forniti dalla Regione Veneto e il rimanente dalla provincia di Verona. Presente alla cerimonia anche il presidente Pastorello. Oggi è una giornata per noi davvero importante e felice. Finalmente ritorniamo nei nostri spazi che sono appunto tutt'uno con la nostra storia e direi anche con la nostra identità. Qui rientrano, come era precedentemente ai lavori, rientrano tutte le classi del triennio, il triennio classico e linguistico. Salutando i presenti, il sindaco Sboarina, maturità scientifica a Galilei, ha ricordato che il Maffei è un patrimonio di tutta la città, ha fatto e farà la storia di Verona. Poi il richiamo calcistico, 115 anni fa qui fu fondata la squadra dell'Hellas Verona e l'incoraggiamento agli studenti che si stanno formando nel liceo della nostra città.